Agosto 1958. Michele Navarra sta ritornando a Corleone dall'Ercara sulla 1100 guidata dal collega dottor Russo. Si accorge che una macchina li segue. Russo accelera. Gli inseguitori sono più veloci, lo sorpassano e gli tagliano la strada. Mentre la 1100 va a cozzare contro la macchina inseguitrice, da questa tre pistole e due mitra aprono il fuoco, polverizzando il parabrezza e uccidendo sul colpo il dottor Russo. Navarra istintivamente si abbassa per sfuggire ai colpi. Ma una raffica lo raggiunge attraverso lo sportello, uccidendolo. La polizia orienta le sue indagini su Luciano Liggio e sulla sua banda. Il mitra, e non la tradizionale lupara, ha troncato la carriera del vecchio medico, quasi a simboleggiare la fase gangsteristica aperta dalla giovane mafia. In tribunale, i parenti di Navarra non si costituiscono parte civile. Dicono di non sospettare nessuno. Tre amici di Navarra, che forse cercavano di vendicarlo, sono assassinati in una delle più drammatiche sparatorie che si siano verificate nella storia di Corleone. Cerchiamo ora di ricostruirla. Le tre vittime sono Marco Marino, il fratello Giovanni e Pietro Maiuri. La sera del 6 settembre 1958, questi tre uomini stanno confabulando qui in via Adriano Canzoneri, a pochi passi dalla loro casa, che è nel cortile Trombaturi. Gli avversari li circondano e aprono il fuoco. Un colpo di lupara falcia Marco Marino. Il cadavere viene trascinato dalle donne in casa, nel cortile Trombaturi. I due superstiti estraggono le pistole e si gettano a terra, incollati ai muri, una a destra, l'altro a sinistra del vicolo. Indietreggiano lentamente, strisciano verso la via Carmine, che offre l'unica possibilità di salvezza. Ma proprio qui c'è un altro uomo in agguato, con un mitra Thompson. La sua raffica colpisce in pieno Giovanni Marino, che cade sul selciato, all'angolo con via Misericordia. Uno degli aggressori corre a rifugiarsi in una casa di via Puccio e vi si nasconde, attende gli eventi. Le strade sono battute ora dai fucili a lupara. Si spara dal terrazzo del cortile Trombaturi per coprire la ritirata di Pietro Maiuri, il più giovane dei tre. Ma un fuoco spietato fulmina anche lui, qui all'altezza di via Carmine. L'esecuzione è terminata. Gli aggressori, sotto il fuoco delle lupare, fuggono verso il corso Bentivegna e lo attraversano, precipitandosi nella trincea formata dall'abbassamento del livello stradale. Porte e finestre sono sbarrate. Le saracinesche dei negozi sono abbassate. Le strade sono deserte. Gli aggressori, rifugiati nella trincea del corso, hanno alle spalle una sartoria, un fotografo e una profumeria. Uno di essi tenta di raggiungere la sartoria Lo Sciuto, ma viene colpito al volo. Gravemente ferito, riesce comunque a rifugiarsi nel negozio. Gli spari degli inseguitori mandano in pezzi la vetrina e feriscono una donna e una bambina di 2 anni. La sparatoria è finita. È durata circa 40 minuti. Il ferito viene trasportato all'ospedale dei Bianchi. I tre cadaveri al cimitero. La polizia indicò Liggio e la sua banda come i probabili autori della strage. In corso Bentivegna, nel luogo dove si svolse la sparatoria, avviciniamo l'addetto al distributore di benzina per chiedergli se ricorda qualcosa di quella notte. La sua risposta è simile a quella di tanti altri cittadini di Corleone. Non so niente. Non so niente. Non so niente. Purtroppo, la legge del silenzio non si infrange quasi mai. E questa è una delle maggiori difficoltà che abbiamo incontrato nel realizzare questa inchiesta. Giuseppe di Palermo? Questo è il signor Giuseppe di Palermo, è una delle poche persone che abbiamo incontrato qui a Corleone che è disposto a parlare. Lei è stato anche vice sindaco di Corleone. Sì, sì. In che anno? Ho smesso l'attività nel 60. Quindi sa molte cose. Novembre del 60, conosco qualche cosa. Senta, per quale motivo c'è questa reticenza a parlare qui? Tutti quanti, anche sulle cose più innocenti, non vogliono parlare. È un senso di, diciamo tradizionalmente qui a Corleone, che la gente teme da quella gente che fanno del male, quindi anche se vede qualche cosa non parla perché ha paura. Ripeto. Paura di che cosa? Ha paura che qualche male ci venisse fatto pure a lui. Si parla dei molti delitti che avvengono qui dalle parti di Corleone. Che cosa, c'è qualcosa di vero in questo? Sì, Corleone è stato un paese di
questi delitti ne ha fatto molti. Ho capito. Delitti, c'è stato uno, ad esempio fino a ieri c'è stato un delitto con Leone, sì. Una lite di famiglia. E... Ho capito, ed è stata uccisa una persona. Sì, è stata uccisa una persona. Senta, si dice che Michele Navarra, il medico che è stato ucciso alcuni anni fa, fosse implicato in queste organizzazioni, è vero, particolari. Lei ne sa qualche cosa, no? Quello che si dice è che lui